La sera del 14 febbraio 2004, verso le 21, il portiere del residence Piero Bucellato allertò le forze dell'ordine dicendo che Marco Pantani giaceva a terra, morto, nella propria camera, ovvero la stanza D5 dell'edificio. Oggi quel residence sostanzialmente non esiste più perché completamente ristrutturato e sostituito da un nuovo hotel con lo stesso nome, Hotel Le Rose. Papà, ma che hai? È morta la nonna? No, è morto il ciclismo. Siamo proprio qui, a Cesena, in una rigida ma soleggiata mattina del gennaio 1970. Precisamente il 13 gennaio, all'ospedale Bufalini di Cesena, nasce il pirata, lo sportivo, lo scalatore, l'orgoglio italiano. Nasce da Tonina Belletti lui, l'eterna maglia rosa, Marco Pantani. Vive la sua gioventù a Cesenatico, lontano da ciò che lo avrebbe reso il ciclista italiano più famoso di sempre, nell'Olimpo delle due ruote a pedali, con Bartali e Coppi. Esile, gracile, gioca poco più che bambino a calcio, ma non sarà lì il suo futuro, non sarà il rettangolo verde a portarlo sulle prime pagine di tutti i giornali. Poco più che bambino riceve in regalo la scatto fisso del nonno Sotero ed è lì che viene gettato il seme dell'intramontabile Marco Pantani. Sì, dico intramontabile perché nonostante le vicende, nonostante la fine tutt'oggi coperta da ombre oscure, chiunque scherzosamente a qualsiasi ciclista intento a scalare la più banale collina esclama «Pedala Pantani!». Torniamo agli albori. Il giovane Marco frequentava la scuola a Cesenatico, dove conobbe alcuni compagni che facevano parte di una squadra corse, che ovviamente vestivano tutti i colori della propria squadra di appartenenza. Erano quei completi ad affascinarlo piuttosto che quelli con i numeri stampati ed indossati da 11 calciatori. Più volte chiese a sua madre di poter andare con loro, più volte chiese una bicicletta della sua taglia, ma la famiglia Pantani tentò più volte di dissuaderlo, pensando che l'acquisto di una costosa bicicletta da corsa fosse un'inutile spendita di denaro. L'insistenza di Marco tuttavia ebbe la meglio. Fu il direttore sportivo della squadra GC Fausto Coppi di Cesenatico a offrirgli la giusta occasione. Così Tonina Pantani cedette, permettendo a Marco di mettere gli scarpini ai piedi ed entrare, non certo in punta di piedi, nel mondo delle due ruote a pedale. Infatti l'allora direttore sportivo le disse: «Ma dai, mandacelo, che la bici gliela troviamo noi!». Dico non in punta di piedi perché Pantani non tardò nel dimostrare che lui sarebbe stata la storia del ciclismo. In realtà inizialmente gli diedero una bici fuori taglia. Marco non poggiava neanche i piedi a terra. Nessuno sa come avrebbe potuto fare. Sta di fatto che anche per lui era impossibile pedalare su quella bicicletta gigante. E così, sconsolato, se ne tornò a casa. Stiamo parlando di Pantani ed è ovvio e scontato dire che non si diede per vinto. Così prese la bicicletta della madre, una bicicletta qualsiasi da donna, assolutamente controindicata per le corse, così inadatta che si presentò proprio con quella al successivo ritrovo della squadra. Pedalò con una indescrivibile naturalezza, con l'attitudine del fuoriclasse, quella del numero uno. Sua madre Tonina in un'intervista racconta: «Marco tornò a casa e si distese a letto, mi disse: "Mamma, sono sfinito, ma li ho staccati tutti". Era incredibile la velocità, la costanza, il passo che riusciva a tenere in salita. In quel corpo esile e gracile, madre natura aveva assemblato perfettamente gli eccezionali ingredienti dello scalatore. E infatti fu solo questione di tempo, poco tempo, e Pantani mise il suo timbro sulle prime competizioni ufficiali. Ma come ogni fuoriclasse doveva dimostrare che non era capace solo di arrampicarsi ad un passo incontrastabile, tanto che il suo primo successo fu su un tracciato pianeggiante, quello delle Case Castagnoli di Cesena, il 22 aprile 1984. Nonostante le vittorie, nonostante fosse innegabile che in Pantani ci fosse la stoffa del campione, forse, o certamente,
uno dei più grandi di tutti i tempi, rimase sempre umile ed ancorato alle tradizioni della sua terra. Di questo ne dà conferma su tutti sua sorella Manola. La prima cosa che faceva quando tornava dagli allenamenti e dalle gare era venire in piadineria. Amava quella con la salsiccia o semplicemente quella alla Nutella. Tuttavia, come molti fuori classe, non poteva farsi mancare qualche gaffe professionale. Nel 1986 visse i primi due fra gli sfortunati incidenti che ne caratterizzarono la carriera. Un giorno durante un allenamento si distrasse, finì contro un camion fermo e fu ricoverato con una diagnosi tutt'altro che rilevante. Successivamente, una volta ripresosi, sbatté in discesa contro una macchina e rimase in ospedale una settimana con varie fratture. Ma al campione, al pirata, tutto questo non fu d'ostacolo per tornare ai vertici delle classifiche. Nel 1990 fu terzo al Giro d'Italia dilettanti, nel 91 secondo e nel 92 lo vinse unitamente alla classifica scalatori. Lo fece pedalare su una cyclette speciale per misurarne la cilindrata. Dicevano che era un talento, considerati età, 19 anni, e peso piuma, 56 kg. Immaginavo arrivasse poco oltre i 300 watt. Mollò a 410, un dato pazzesco. Ripetemmo il test altre 6 volte in 2 anni, stessi risultati, un fenomeno assoluto. Il pirata era definitivamente consacrato. Ora dovevo affrontare l'ennesima salita, quella del professionismo. Il battesimo che l'avrebbe portato a troneggiare nell'Olimpo degli dei del ciclismo. Il passaggio al professionismo fu subito caratterizzato da un accordo con la nota squadra Carrera Jeans Vagabond. Infatti Pantani diede seguito ad un accordo informale concluso quando militava nei dilettanti. Nei primi 2 anni si trovò costretto a prendere le misure con il professionismo e per questo non ricopriva le vesti di punta di diamante, il cui peso successivamente sarà anche motivo di casi mediatici. Il suo ruolo di gregario si arrestò anche davanti ad ulteriori infortuni che, come abbiamo già avuto modo di puntualizzare, ne costellarono la carriera. I successi che hanno caratterizzato e consacrato Pantani sono frutto della sua grande costanza e dedizione, tant'è vero che non trascorse molto tempo prima che fosse timbrato il cartellino del vincitore. Nel 1994 Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. La squadra tentò di convincerlo a mantenere un profilo basso e a maturare esperienza, ma la voglia agonistica e la sua testardaggine primeggiarono ancora una volta. Lui partiva quando glielo diceva la testa, non quando glielo diceva il direttore sportivo all'auricolare. Pantani infatti provò in più occasioni a mettersi in mostra in salita, riuscendo ad ottenere la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Linz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina altoatesina. Non soddisfatto, tornò all'attacco all'indomani, nella successiva frazione che prevedeva l'ascesa ai passi dello Stelvio, del Mortirolo e di Santa Cristina. In questa occasione partì in progressione sulla seconda salita di giornata, attaccò nuovamente e fece il vuoto. Quando staccò Indurain, la gente impazzì e si innamorò di Pantani. Forse perché era giovane, forse perché pelato, forse perché lo vedevano come un ragazzo normale, capace di fare cose da supereroi. Al traguardo fu primo, con oltre 2 minuti e 50 secondi sul suo capitano di squadra, Chiappucci. Sarebbe stato esasperante continuare il giro in solitaria e pur continuando a dare vero e proprio spettacolo in salita, concluse il giro in seconda posizione. Nel mese di luglio del 1994, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggiore popolarità e, di riflesso, una marcatura più stretta da parte degli atleti in vista.
al limite dell'incredibile il passo tenuto sul Tourmalet e nelle successive frazioni alpine. Il 18 luglio sul Mont Ventoux, pur senza riuscire a dare uno scossone alla classifica, stabilì un record di ascesa del Monte Calvo, rimasto ancora oggi imbattuto. Chiuse il tour terzo. In pochissimi anni Pantani aveva dimostrato che la storia sarebbe presto stata riscritta. Sì, presto, ma non subito. Marco era troppo propenso agli incidenti e questo troppo spesso ha inciso negativamente sulla sua carriera. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale e la preparazione al Giro d'Italia divenne impossibile. Svanito il sogno del Giro, Pantani con il nuovo look che gli sarebbe valso il soprannome di Il Pirata, capelli rasati e orecchino, prese parte al Giro di Svizzera e dopo un iniziale ritardo abnorme dalla testa della classifica, diede dimostrazione che in salita non ce ne sarebbe stato per nessuno. Si presentò al Tour de France accusando qualche fastidio fisico che inizialmente lo relegarono lontano dalle posizioni di vertice. Giunti alla tappa sull'Alpe d'Huez, dimostrò per l'ennesima volta che dove si registrava la vera pendenza della strada, l'unico rivale di Pantani era se stesso. Prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour, con un minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori. La tragica scomparsa di Fabio Casartelli durante una successiva tappa del Tour condizionò mentalmente Pantani, che perse lo smalto che sembrava aver ritrovato sulle vette francesi. Chiuse il Tour tredicesimo. Nonostante il risultato, Pantani sapeva di essere maturo per la vittoria, ma questa volta la strada è falcidiata da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino, una corsa che nei piani iniziali Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura della tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. Aveva una tigna addosso indescrivibile. Suo padre gli diceva «Stai fermo, Marco!» e lui si metteva in piedi. Nonostante il duro incidente, il 23 marzo 1996, a 5 mesi e 5 giorni di distanza dall'ultima gara e dal disastroso incidente, Pantani ritornò in sella a una bici e fra il luglio e il settembre del 1996 corse in una decina di competizioni ufficiali in preparazione alla stagione successiva. All'inizio della stagione 1997 il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione della squadra del Romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani firmò con la Mercatone 1, piccolo team romagnolo guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia Romagna e costruita appositamente attorno al corridore di Cesenatico per far bene nei grandi giri. Pantani si ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Anche il dirigente Giuseppe Martinelli, legato al capitano della precedente esperienza in carriera, fu parte del progetto. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare, quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, mentre percorreva la discesa del valico di Chiunzi, finì coinvolto in una caduta di gruppo. Finito a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana, Pantani non riuscì a rientrare in gruppo e concluse la tappa con estrema fatica, scortato al traguardo dai compagni di squadra. Una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra, che lo costrinse ad abbandonare la corsa. Avrei voluto essere battuto dagli avversari, invece, ancora una volta, mi ha sconfitto la sfortuna. Qualche giorno più avanti, però, la risonanza magnetica cui si sottopose espresse un verdetto più benigno. Ciò gli permise di recuperare abbastanza velocemente e tornare presto in sella.
Ritiratosi ormai Miguel Indurain, suo acerrimo rivale, probabilmente il più grande, alla partenza del Tour, Marco Pantani trovò nuovi avversari per la conquista della maglia gialla. Tra questi, Jan Ullrich, rivelazione e vice campione della precedente edizione. In occasione del Tour 1997, Pantani per la prima volta esibì in una corsa la bandana del pirata, copricapo riconosciuta a posteriori come simbolo della sua epopea sportiva da critica e tifosi. Il pirata si presentò però alle prime tappe di montagna in ritardo di condizione e con un distacco già notevole dagli avversari principali. Tuttavia ripeté l'impresa di 2 anni prima all'Alpe d'Huez. Vinse e staccò i due principali antagonisti, percorrendo l'ascesa in 37 minuti e 35 secondi, un record entrato nella storia della Grande Boucle. In classifica finale fu terzo, preceduto da Ullrich e Virenque. Durante la primavera del nuovo anno, in preparazione alla Corsa Rosa, il pirata mostrò un discreto smalto, rivaleggiando con i migliori sia al Giro del Trentino sia alla Vuelta, nella quale dominò in volata l'arrivo in salita e colse un terzo posto in classifica generale. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di perdere secondi preziosi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di attaccare qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi se non addirittura controproducenti. Sono l'unico a dare battaglia, non possiamo portare Zülle in carrozza fino a Milano. Nonostante la voglia di riscatto e di dar battaglia al suo avversario, nella frazione a cronometro del 31 maggio, attraverso la città di Trieste, Pantani, partito prima del suo rivale in maglia rosa, fu da questi raggiunto e superato, riportando al traguardo un distacco prossimo ai 3 minuti e mezzo. Con ormai poche occasioni a disposizione per riscrivere la classifica, il pirata andò all'attacco sin dalla prima delle 3 tappe alpine previste dal programma. Il 2 giugno, in occasione della frazione di Selva di Val Gardena, arrivò secondo al traguardo, infliggendo oltre 4 minuti e mezzo a Zülle, scalzandolo dalla testa della classifica e conquistando la prima maglia rosa della sua carriera. Spesso pedalava fra 50-60 tifosi sulla strada che lo inseguivano e lo glorificavano al pari di una divinità. All'indomani il romagnolo allungò ancora sullo svizzero. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Monte Campione il 4 giugno. È il quarto scatto di Pantani su Tonkov. Pantani ha buttato via anche gli occhiali, si è alleggerito di tutto. Attenzione, attenzione, l'ennesimo scatto, quello decisivo. Tonkov si è seduto. Con un'ottima prova nella cronometro finale, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Ha vinto, è il primo, è il più forte di tutti. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del giro, Pantani cambiò repentinamente idea a 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo alla Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla Jan Ullrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la miglior condizione e recuperò terreno sui Pirenei, le sue amate montagne. Quelle tremende salite gli permisero di dimezzare lo svantaggio e issarsi al 4º posto nella generale. 15ª frazione, 27 luglio 1998, la svolta. Il pirata andò all'attacco da lontano, a circa 40 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia
e freddo gelido, iniziò a recuperare e superare tutti i fuggitivi di giornata. Arrivò, così, al traguardo finale in solitaria, mentre il vincitore in carica pagò quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. «È un gigante», titolò l'Equipe a piena pagina. A quel punto gestì il vantaggio su Ulrich, controllandolo in ogni frangente e portando la maglia gialla fino agli Champs-Élysées. La conquista dell'edizione numero 85 della Grand Boucle da parte di Pantani significò per l'Italia un trionfo nella corsa francese che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni il romagnolo sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicava la vittoria del Tour. Ai principi della stagione 1999, Pantani replicò il successo dell'anno prima nell'arrivo in salita della Vuelta. In generale, il pirata si dimostrò pimpante per tutta la primavera, destando ottime impressioni in diverse delle gare propedeutiche alle principali corse a tappe della stagione. Confermò le buone sensazioni anche nel successivo Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, non sfigurò mai a cronometro e già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme con la neve, il freddo e la strada ghiacciata, tanto da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Alcune tappe dopo, precisamente quella con arrivo al Santuario di Europa, gli avversari approfittarono di un inconveniente occorso a Pantani ai piedi della salita per attaccarne il primato. Il pirata, infatti, si era imbattuto in una sfortunata caduta della catena che lo costrinse a perdere qualche prezioso minuto. Scoraggiato e visibilmente innervosito dall'incidente, fu scortato dal treno della Mercatore 1, che lo aiutò a rientrare sulla retroguardia del gruppo. Dopodiché, risollevatosi nel morale e ritrovata una pedalata più brillante, riuscì a recuperare uno per uno tutti gli avversari, arrivando in solitaria al traguardo di Europa. Qui, peraltro, non esultò, credendo erroneamente di non aver ripreso tutti gli avversari, oltre ad essere distrutto dalla fatica. Nelle successive tappe prealpine ed alpine, il pirata controllò soprattutto i suoi avversari più agguerriti, anzi, li stracciò. Transitò primo sul traguardo di Madonna di Campiglio, con almeno un minuto di vantaggio su tutti i principali inseguitori, e rinsaldò anche la leadership della classifica scalatori. «Non sono il pilota di Gelabert attraverso le montagne, quindi me ne sono andato. Non rubo nulla a nessuno, le mie vittorie sono tutte sudate. E poi, quando ero io a essere in difficoltà, nessuno mi ha mai regalato nulla». Alla vigilia dell'ultima tappa sembrava che nessuno ormai potesse sfilargli la vittoria finale. Il pirata era, infatti, primo in classifica con 5 minuti e 38 secondi sul secondo. L'intera squadra della Mercatone 1 era a cena quando, ormai conclusa, tutti i membri si apprestarono ad andare in camera. L'indomani si sarebbe tenuta la penultima tappa, l'ennesima montagna. Il giro era in cassaforte, il giro era di Marco Pantani e della Mercatone 1. Nel trambusto della fase conclusiva della cena, alcune affermazioni destarono qualche smorfia, fra incredulità, incertezza, stupore, o meglio la sensazione di uno scherzo di cattivo gusto. «Domani qualcuno della Mercatone 1 non partirà. È vero che domani Pantani non partirà perché ha l'ematocrito alto?» Così riferisce di aver sentito Marco Velo, compagno di squadra e gregario di Pantani. Nonostante questo, i ciclisti tornarono in camera e Pantani, sotto gli occhi del suo massaggiatore e del suo fisioterapista, Fabrizio Borra,
si misurò l'ematocrito con una apposita macchinetta, lecita, certificata, detta comunemente dagli addetti ai lavori, centrifuga. La centrifuga sentenziò: valore dell'ematocrito 48%. L'autocontrollo dell'ematocrito era una cosa comune fra i ciclisti e la federazione non lo vietava. Quindi Pantani e l'intera squadra andarono a letto con animo sereno. Le cose cambiarono proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio, qualche ora prima della partenza della penultima tappa del Giro. Pantani si presentò tranquillamente al controllo antidoping, disposto, per così dire a sorpresa, dai medici dell'UCI o UCI, ovvero l'Unione Ciclistica Internazionale, detti comunemente i vampiri. Era più che nell'aria che quella mattina avrebbero controllato il pirata e questi avrebbe potuto addirittura rifiutarsi di sottoporsi a quel prelievo, ma era convinto di aver tenuto il corretto comportamento e di non aver assunto alcuna sostanza, tant'è vero che la sera prima del controllo si era misurato il valore dell'ematocrito che risultava al di sotto dei limiti imposti dal regolamento. Proprio per questo vi si sottopose senza indugio. Quell'angelica convenzione si infranse poco dopo, quando alle 10:10 locali furono resi pubblici i risultati. Questi riscontrarono nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito rilevato a Romagnolo era infatti del 53%, superiore al margine di tolleranza sul limite massimo consentito dal regolamento, il 50%. Prima di proseguire nell'analisi del caso giudiziario, è necessario però fare chiarezza. Che cos'è l'ematocrito? L'ematocrito è l'indice di densità del sangue e più precisamente indica in percentuale la porzione di sangue occupata dai globuli rossi. Questi ultimi trasportano ossigeno. La presenza di molto ossigeno determina l'aumento del numero dei globuli rossi e quindi l'innalzamento dell'ematocrito. La sua variazione può dipendere anche da alcuni fattori esterni, la modalità del prelievo del sangue, con o senza laccio emostatico, se il soggetto è sdraiato in piedi, se è stato assunto cibo prima del prelievo o se il soggetto è disidratato o ha soggiornato in altura. Insomma, le variabili sono molte. Ulteriore nozione chiarificatrice, e ciò è essenziale per l'analisi dei fatti come verificatisi e del procedimento giudiziario, è quella per cui se si è a conoscenza del valore dell'ematocrito alto, lo si può facilmente abbassare o reidratandosi, quindi bevendo molto, oppure facendosi una flebo di fisiologico. Insomma, il valore è facilmente abbassabile. I risultati oltre la soglia hanno decretato l'inizio del calvario che condizionò irrimediabilmente Pantani come uomo e come ciclista. Un'ingiustizia vera e propria, perché gli errori e le violazioni di protocollo dei medici dell'UCI decretarono effettivamente l'inizio della fine. Marco è stato ucciso lì in quel momento, è stato proprio fucilato. Di colpo il re era diventato un intruso nel proprio mondo. Ebbene sì, possiamo dire un'ingiustizia, perché in primo luogo i vampiri eseguirono il prelievo a Pantani solo dopo aver sottoposto a prelievo Paolo Savoldelli, nonostante questi fossero in classifica in posizioni invertite, e per questo lo stesso protocollo imponeva che fosse sottoposto al prelievo prima il corridore al vertice della classifica, Pantani appunto, e solo successivamente il secondo. Così non fu. Il secondo madornale errore, secondo alcuni più che un errore, uno stratagemma ben architettato, il non aver consentito a Pantani di scegliere la provetta per il proprio prelievo. Questo fatto è stato al centro dell'arringa preparata dalla difesa di Pantani in occasione della conseguente vicenda giudiziaria, dalla quale emergerà appunto che la stessa fu scelta dal dottor Partenope, contrariamente al disposto delle norme all'epoca vigenti, ovvero, come detto, che spettasse all'atleta la scelta della provetta. Errori o stratagemma? Nell'intento di essere oggettivi è comunque possibile parlare di possibile o probabile stratagemma.
All'epoca dei fatti, il regolamento vigente prevedeva che in caso di rilevamento di valori di ematocrito alti, superiore al 50%, fosse disposto lo stop del ciclista per 15 giorni, al fine di preservare la sua salute. Invece Marco Pantani fu l'unico sportivo dall'entrata in vigore della legge 401 dell'89 ad essere processato dalla magistratura ordinaria per ben due volte per i reati di frode sportiva e doping autogeno, sebbene nel nostro ordinamento all'epoca mancasse una legge e conseguentemente una norma penale ad hoc che punisse l'atleta che avesse fatto uso di sostanze dopanti. E allora è lecito chiedersi: perché tutto questo? A Campiglio la Madonna non c'era, mi hanno fregato. Marco Pantani, dopo un iniziale tam-tam fra diversi avvocati, fu assistito dall'avvocato Roberto Manzo, che fra l'altro rimarrà il suo legale sino alla morte. Questi fu non solo il suo avvocato, ma anche un suo instancabile tifoso e grande amico. Territorialmente competente, il dottor Giardina, sostituto procuratore di Trento all'esclusione di Pantani del Giro, aprì un fascicolo per truffa aggravata a carico di ignoti. Ma ben presto vi iscrisse lo stesso Pantani, con l'accusa di frode sportiva per uso di sostanza dopante. Di pari passo a Torino, il dottor Guariniello iniziò ad indagare su Pantani, recuperando la cartella clinica stesa in occasione del ricovero dello stesso Pantani a seguito dell'incidente occorsogli nel 1995 durante la Milano-Torino, in cui fu riscontrato il valore dell'ematocrito al 60%. Questi sospettava l'assunzione di EPO da parte del pirata e lo indagò per frode sportiva per violazione dell'articolo 1 della legge 401 del 1989. Pantani fu ascoltato da Guariniello e gli avvocati del pirata eccepirono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore di quello di Forlì. Vi fu ampio dibattito e scontri legali che possiamo definire all'ultimo sangue. I legali di Pantani ricorsero addirittura alla Suprema Corte di Cassazione, che diede loro ragione in punto di competenza, e pertanto gli atti passarono nelle mani del Tribunale di Forlì. Pantani fu rinviato a giudizio e il processo si aprì il 13 ottobre del 2000. Perizie e controperizie. Pantani non presenziò mai in aula, ma prima della conclusione dell'istruttoria i suoi legali lessero una lettera scritta dallo stesso imputato agli atti come dichiarazioni spontanee. Qui Pantani precisò un dato inequivocabile: «Sono imputato e accusato di aver alterato con frode il mio rendimento d'atleta, seppur io non sia mai risultato positivo ai tanti, qualche centinaio di controlli antidoping». Ecco, qui dobbiamo fermarci un attimo, per mero dovere di cronaca. La dichiarazione di Pantani è incontrovertibile, mai risultato positivo. È bene precisare, in tal senso, che il Corriere della Sera, il 14 febbraio 2021, così titola: Marco Pantani, la morte 17 anni fa. Fra la tesi di omicidio e le troppe fake news, ecco che cosa sappiamo davvero. E scrive: premesso che nel periodo in cui Marco era in attività non esistevano test per smascherare l'EPO e le trasfusioni che all'epoca dilagavano e i controlli a sorpresa si facevano solo in gara, Pantani non è mai stato trovato positivo a un controllo antidoping ufficiale a nessuna sostanza all'epoca proibita, come del resto Lance Armstrong. Nel 2013 però le rianalisi dei campioni di urina scongelati del Tour del 1998 vinto dal pirata rilevò la presenza di EPO nelle sue urine dopo l'undicesima tappa che vinse, dopo la quindicesima e la sedicesima cui finì secondo. Così è stato verificato dalla commissione d'inchiesta parlamentare francese sull'efficacia della lotta al doping, che tuttavia ha deciso di non disporre sanzioni a posteriori, come riferito dal relatore del rapporto
Jean-Jacques Lozac. Ma torniamo alle carte processuali e ai fatti. Nonostante le dichiarazioni rese a propria discolpa, Pantani fu condannato a 3 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionata e ad 1.200.000 lire di multa, oltre il pagamento delle spese processuali e soprattutto sospeso per 6 mesi dalle competizioni come pena accessoria. Rimaneva un dubbio sistemico enorme. L'ennesimo errore processuale? Forse. Si è detto che nel 1999 a Madonna di Campiglio a Pantani fu riscontrata l'alterazione dell'ematocrito con valore oltre la soglia del 50%. Sta di fatto che questa soglia fu introdotta nel 1996. Avete capito bene che nel 1996, quindi nel 1995, data dei fatti per cui si procedeva prima a Torino e poi a Forlì, non c'era alcun limite da rispettare. Pantani avrebbe potuto avere i valori di ematocrito anche al 99%, non c'era nessuna norma che lo vietava. E allora, se non c'era violazione della norma, perché inesistente, come poteva essere stato commesso il reato di frode sportiva? Alla stessa conclusione giunse la Corte d'Appello di Bologna, perché ovviamente la difesa di Pantani propose appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì. Il fatto non costituisce reato. Assolto. Ma torniamo a Madonna di Campiglio e al processo inerente a quei fatti. È passato qualche anno, è il 2003. Come detto, inizialmente Pantani fu iscritto come persona offesa dal reato, ma ben presto la situazione processuale mutò in suo sfavore, in quanto le indagini condussero il dottor Giardina ad iscrivere Pantani fra gli indagati con l'accusa di frode sportiva per uso di sostanza dopante. Colui che era stato fino ad ora professato come vittima di un complotto, per Giardina ne era l'ideatore. Così recitavano gli atti di citazione a giudizio. Alle ore 9 del 4 aprile 2003, il signor Marco Pantani doveva presentarsi presso il Tribunale di Trento, sezione Tione di Trento, per rispondere del reato di cui all'articolo 1,1 della legge 401 del 1989, perché poneva in essere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di un risultato diverso da quello connesso allo svolgimento corretto delle competizioni sportive, assumendo reiteratamente sostanze idonee alla stimolazione esogena dell'eritropoiesi e conseguentemente delle prestazioni atletiche. Questo accertato il 5 giugno 1999. Ancora una volta l'articolo 1 della legge 401/1989. La cosa simpatica è che dal 1989 al 2003 Marco Pantani fu l'unico atleta di tutte le discipline sportive a subire questo trattamento. Sebbene noti personaggi del mondo sportivo, su tutti Maradona, fossero addirittura risultati positivi alla cocaina nello stesso periodo. Tuttavia, questi non furono processati, né fu loro contestata alcuna violazione. È su questa autentica follia giudiziaria che si dipana il processo per i fatti del giugno 1999 a Madonna di Campiglio. Andiamo con ordine. L'avvocato Manzo, in sede di prima udienza, sollevò 3 questioni preliminari: incompetenza territoriale, genericità del capo di imputazione, richiesta di proscioglimento anticipato per reato di frode. Dopo una brevissima camera di consiglio, il giudice respinse tutte le richieste. Aperto il dibattimento ed entrando nel merito, l'avvocato Manzo sostenne che Pantani non fu trovato positivo al controllo antidoping, ma fu solo riscontrato il valore dell'ematocrito alto e per questo, come prevedeva la norma vigente, era stato sospeso in via cautelativa per la salvaguardia della sua salute, motivo per il quale non vi erano i presupposti per vedergli contestato alcun reato. Proseguendo l'analisi del processo, è doveroso soffermarsi sull'escussione dei testimoni, o meglio dei medici che eseguirono il prelievo la mattina del 5 giugno 1999. Non poche le contraddizioni.
Il dottor Sala riferì in particolar modo di non aver applicato il laccio emostatico durante il prelievo su richiesta di Pantani. Il dottor Coccioni sul punto diede una versione diametralmente opposta. Il dottor Sala, inoltre, a precisa domanda, rispose che la provetta fu scelta a caso e non con la stessa fosse stata scelta da Pantani come dal regolamento. Ma c'era dell'altro. All'esecuzione del prelievo Pantani era solo, ovvero in assenza di un rappresentante della squadra di appartenenza, anch'esso obbligo previsto dal regolamento. Ma soffermiamoci un attimo sulla presenza-assenza del laccio emostatico. La difesa dell'avvocato Manzo colse nel segno. Abbiamo già anticipato che il valore dell'ematocrito può subire delle varianti a seconda della modalità di esecuzione del prelievo, il paziente disteso, in piedi, la presenza o meno del laccio emostatico. Non erano stati solo i macroscopici errori procedurali a crocifiggere il pirata, ma almeno in sede giudiziale questi dovevano essere utilizzati a favore del ciclista. L'avvocato Manzo fece di più. A seguito dell'estromissione dal Giro del 1999, Pantani fece immediatamente rientro a casa, ma la squadra e i medici decisero di fermarsi ad Imola per un ulteriore controllo dei valori del sangue. Circa alle 16:30 furono eseguiti due prelievi. Il risultato dell'ematocrito? 47,6. Il primo? 48,1. Il secondo. Di questi fattori l'avvocato Manzo chiese apposite delucidazioni e mise a segno un altro colpo a favore del pirata. Le udienze si susseguirono con l'escussione di altri testimoni, fra cui il terzo medico presente al prelievo, il dottor Partenope, dei periti di parte, sino al 2 ottobre 2003, l'ultima udienza a seguito della quale si sarebbe saputo della colpevolezza o meno di Marco Pantani. A conclusione della requisitoria, il PM chiese la condanna di Pantani a 6 mesi di reclusione e 500.000 euro di multa. La difesa di Pantani concluse per l'assoluzione, mancando i presupposti di fatto e di diritto per l'eventuale condanna. Il giudice si ritirò in camera di consiglio. Passò poco più di un'ora quando fece nuovamente ingresso in aula. Questa era gremita, ma avvolta da un silenzio tombale. Così il giudice iniziò a leggere. In nome del popolo italiano, visto l'articolo 530 Codice di Procedura Penale, si assolve Marco Pantani da tutti i reati a lui ascritti, poiché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Le motivazioni della sentenza furono depositate il 17 dicembre 2003 e la stessa venne impugnata dalla Procura di Trento in Cassazione. Il processo tuttavia si estinse perché qualche mese dopo Marco Pantani morì. Indipendentemente dall'esito positivo del processo, sono rimasti aperti non pochi dubbi circa la legittimità dei due processi che sono stati intentati contro Pantani, ovvero quello innanzi al Tribunale di Forlì per i fatti afferenti gli accertamenti eseguiti a seguito dell'incidente occorso nel 1995 durante la Milano-Torino e quello innanzi al Tribunale di Trento per i fatti di Madonna di Campiglio. Il perché è presto spiegato anche dall'avvocato Roberto Manzo. L'articolo 1 della legge 401 del 1989 disponeva: chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine, Unire, o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti che sono volti al medesimo scopo, viene punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da lire 500.000 a
2 milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Come molti sanno, il nostro ordinamento penale soggiace a dei principi rigidi che ruotano intorno ad un principio cardine, quello della legalità. In base a detto principio, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima che sia commesso il fatto previsto come reato. Parimenti, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da questa stabilite. Nel caso Pantani è evidente come si sia travalicato il limite dei principi cardine del nostro ordinamento, in quanto l'imputato era chiamato a rispondere di reati sportivi e doping, specificamente disciplinati nel nostro ordinamento con l'articolo 9 della legge 376 del 2000, ovvero una legge che è entrata in vigore successivamente ai fatti che si sono verificati prima, nel 1995, poi nel 1999. Ma se ciò non fosse ancora sufficiente a ritenere ingiusto il processo intentato contro Marco Pantani, va precisato che la legge 401 del 1989 fu introdotta specificamente per far fronte alle scommesse clandestine, in particolare quelle ippiche. Tant'è vero che la stessa normativa in numerose cause trattate nei vari tribunali italiani si riteneva del tutto inapplicabile a quelli che erano i casi di doping autogeno e coloro che venivano appunto trovati positivi soggiacevano soltanto a squalifiche sportive, ma mai alla scure della magistratura ordinaria. Ebbene, premesso che nel corso dei due processi che si sono appena affrontati non sono emerse delle prove inconfutabili di doping a carico di Pantani, in ogni caso la normativa citata non avrebbe potuto trovare applicazione, né il tribunale ordinario avrebbe potuto decidere. Sebbene dunque sia giusto in linea morale e giuridica non discostarsi da quelli che sono i fatti, non si può escludere che l'intera vicenda, e in particolare i fatti occorsi a Madonna di Campiglio, siano la conseguenza di una sorta di congiura ai danni del pirata. Me l'avevano promesso. In una lettera datata 8 novembre 2007 e indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese Renato Vallanzasca sostenne che un suo amico, abitué di quelle che erano le scommesse clandestine, peraltro intercettato sull'argomento da successive indagini, lo avesse avvicinato in carcere ben 5 giorni prima dei fatti occorsi a Madonna di Campiglio, quando il pirata era lanciato ormai verso la vittoria finale. Il pregiudicato, appartenente a un clan della camorra napoletana, gli avrebbe consigliato di scommettere sulla sconfitta di Pantani, assicurandogli che il giro non lo vincerà sicuramente lui. Stessa confessione fu resa dal boss camorrista Augusto La Torre. Se Pantani avesse vinto la camorra, avrebbe dovuto pagare diversi miliardi in scommesse clandestine e rischiava la bancarotta. Fra tanti dubbi, l'unica certezza è questa. Un piccolo sbalzo in avanti dei valori del sangue di Pantani in quel giro del 1999 valeva davvero miliardi. Le puntate già effettuate, un sacco di soldi, non sarebbero state riscosse generando un introito indecifrabile nelle casse dello Stato e di quella che è la malavita. D'altra parte, quei pochi che non avevano puntato proprio su Pantani si sarebbero ricoperti d'oro. Insomma, conveniva a tutti, tranne che a Marco. Ma tutto questo lo si seppe appunto tra il 2007 e il 2009, anno di pubblicazione di un'autobiografia di Renato Vallanzasca. Troppo tardi. Quelle che vi abbiamo riportato non furono le sole voci di corridoio. Vittorio Savini, ex direttore sportivo di Pantani, quando era dilettante, fondatore del Club Magico Pantani, che all'epoca dei fatti raccoglieva oltre 3.000 iscritti e 20.000 simpatizzanti,
racconta che il 6 giugno 1999, verso le ore 18, ricevette una telefonata. All'altro capo del telefono, un uomo. Lei è Savini? Sì, sono io. Lei e i suoi uomini state calmi e tranquilli, state al vostro posto, che Pantani, a Milano, non ci sarebbe mai arrivato in nessun modo. Fra le voci di corridoio merita anche inserire una piccola analisi di dati medici. Nelle ricerche eseguite al di fuori delle aule di tribunale, tanto nello speciale de Le Iene, come morto Marco Pantani, che nel testo di Davide De Zan, Pantani è tornato il complotto, il delitto, l'onore, si dà atto di alcune interviste a diversi medici, chiedendo loro se fosse in qualche modo possibile alterare il contenuto della provetta, contenente quello che era il sangue di Pantani, dal momento del prelievo a quello poi dell'esame. La risposta è sempre stata positiva. Tornando alle carte processuali, infatti, dai referti emergeva non solo che il valore dell'ematocrito fosse oltre il limite consentito, ma risultava anche un ingiustificabile valore delle piastrine, che per l'appunto tornava nella normalità negli esami svolti qualche ora dopo Imola. All'epoca dei fatti le provette erano effettivamente manomissibili. Bastava aprire il tappo. Non c'erano quelli che sono i sistemi di sigillo attuali. La parte densa del sangue è più pesante e si deposita sul fondo della provetta. Le piastrine, che invece sono più leggere, vengono a galla. Basta una pipetta. Sottrarre una piccola quantità di piastrine, cosiddetta deplasmazione, richiudere la provetta e scuotere. Il sangue e il plasma in questo modo si mischiano di nuovo e il gioco è fatto. Cambiano le percentuali dei componenti del sangue. Diminuiscono le piastrine, cresce l'ematocrito e Pantani è fuori. C'è altro. C'è l'ennesima voce di corridoio che ci fa pensare a La congiura contro Pantani. Roberto Pregnolato, massaggiatore storico di Pantani, riferisce al giornalista Davide De Zan alcuni particolari che lasciano intendere almeno la volontà di far fuori Pantani. Per la sicurezza e la tranquillità dei corridori, infatti, solo il massaggiatore, i compagni di squadra e il direttore sportivo conoscevano effettivamente la stanza di Pantani, ove soggiornava durante il giro. E facevano ovviamente gruppo intorno a lui, mantenendo il più assoluto riserbo. Era nell'interesse di tutti che Pantani vincesse. Stranamente però, la mattina del 5 giugno del 1999, i medici dell'UCI sapevano il numero di stanza di Pantani. Qualcuno doveva aver cantato. E quel qualcuno, si dà per certo, non essere un membro della squadra. La convinzione di Pregnolato, tuttavia, trova giustificazione in un precedente accaduto lo stesso anno. A metà del giro, questo faceva tappa a Cesenatico. Pantani, proprio per evitare fastidi e tifosi sotto l'hotel, decise di dormire a casa propria. Non c'erano norme che lo vietassero. La mattina, partito per tempo, raggiunge la squadra, ma con qualche minuto di ritardo, dovuto a un vero e proprio bagno di gloria fra i tifosi che lo avevano riconosciuto. In quell'occasione erano presenti medici UCI, che erano lì ad attenderlo, visibilmente irritati, per un controllo. Pregnolato garantisce che Pantani avesse tardato soltanto qualche minuto, insomma, nulla di grave. Se non fosse che gli stessi medici UCI gli urlarono in faccia, molto seriamente, sotto gli occhi sgomenti tutta la squadra. Gli dissero: questo ritardo te lo faremo pagare. Voci di corridoio o scomoda verità? Tornando al 5 giugno del 1999, a detta di molti, quello fu proprio il giorno in cui si chiuse la carriera Pantani. Mi sono rialzato dopo tanti infortuni e sono tornato a correre. Questa volta però abbiamo toccato il fondo. Rialzarsi sarà per me molto difficile. Nel periodo successivo ai fatti di Madonna di Campiglio, braccato dai media e in preda a una forte depressione, rimase a lungo chiuso in casa, allontanandosi dal ciclismo e cadendo nella spirale della cocaina.